Federico! Se sentiva, quelli me li sentiva chiamare. Federico, vieni fuori! Federico, vieni fuori, Federico le brucia. Se si ricorda l'incendio di San come fu adesso in Köln? Perché mi era stata impresa. In dove eri? Sei in scuola. La suona a campana martello e la maestra le guarda fuori dalla finestra di scuola. Due che grese la macelleria, era il palazzo scolastico, cioè il palazzo, era due o tre stue grandi. Aprile. D'aprile sicuro perché era già tutto per la campagna. Perché in quei tempi il mese di febbraio era già anche la mia, però la veniva in novembre e era altre stagioni. E allora, sempre insomma, questa campana martella, guarda poi il fuoco a Sant'Antonio. E tu dici che correva, ne correva, si sentiva correre. Ma che era neanche l'acqua di smorzare il fuoco, no? Che era il Frodolfo, ma senza le gomme, senza i pompieri, non potevi fare niente. Era da fare la corda, no? Con i sedili. E allora è andato in contramarcina, perché che era lì di Sant'Antonio, che loro li venivano a fare la seconda lì, e la terza. E loro dice, vado in contra, che almeno c'è alguien qua in marcina da riguzzare, come da tirare insieme. E loro dicono, riguzzare insieme con quei bambini, qua in marcina. E portato io dunque che mi fuoco, ecco. Ma ti poteva essere fino al primo baio di Sant'Antonio per più. O il secondo perché era un fuoco solo, eh. E mi sorride insieme a tanta delle altre compagne della scuola, come fudesse la mamma del maestro Mario, come fudesse tanta altra cliente morta, che lì che mia. Dalla mia età precisa, ma che è morta lì in più, che sono mamma del 90. E vedo tutta il fuoco che la in chiusa e di vacca fuori per tutta per la campagna e corcei di tutta la qualità fuori, che è tutta una roba fuori per questa campagna già verde. Che li fanno in cadarma, che insomma, sa in più, allora che era per qui che. Tutto il paese che aiuta, no? Chi fa la corda e chi vorrà mai bestiam. Aiuto, un bruso tutti, ecco. E lì mi pensavo io tre bagai, mi attirai io insieme fino a giù a San Nicolò. Il dottor Pedrenzini sta lì a San Nicolò e loro divaitano. Loro, mi ricordo che mi ha incontrato questa femmina a braccetto tutta scotata sul muscolo e quella che la tanca fuoco. Perché la radrea con la rutera, almeno che si l'ha contata, mi ha veduto. Ma quel che contava è colare questo butter, le rinfe, perché a un certo punto al butter quando ti dovrei accogliere, al venzù alzo ora la pignata, se ti smigli sverta tiraria, perché il vogliamo dopo che ti tiraria. Allora lei l'ha portata come fuori, che taula e la tua cugina insieme, no? Era tutto legno. E l'ha portata come fuori dal tuo corridoio, taula, e le di fuori il tuo coso e magari in del bronzo, perché loro le ribronzo, gli fanno quelli faliva sotto tutto un coso, e l'abbia trovato un po' di pelle, e tesca e le attacca fuoco lì. Ed è quelle lì le dirate per tutto, attacca in un bai, gli va tutto, perché le come essere su benzina, eh. Ci fanno un po' di grasso di pesce, un po' di butè e fanno la collatura insieme. E lì fanno il conciamento per tornare, perché dopo si conserva le cantine di quei viola lì di terra, no? Dopo cosa la diceva? La femmina che l'attacca a fuoco?
Cosa la sai, lei, cosa che era fuori dalle frusche, che mi dice che è morta da spavento, non mi li più sentire. Mi dice un commentarese di pater, ma alla pesca. Quanti vai ti eri? Ma tutta la contrada come le esse sono che erano più distaccate un dell'altro. Al se salva a passare in su lì al ponte, dirigendo al ponte corso. Lì veniva Giorgio e Bruma, era ma sì, no, che poca acqua. Lì a passare in su quella strada era lì che in su a Moesa di vai invece di. E come persona, come le persone si sono salvate tutte però? No, che ne stai tu, già stai da qui scottato, che stai tu morto. Federico! Si sentiva, quelli me li sentiva chiamare. Federico, vieni fuori! Federico, vieni fuori, Federico le brucia. E questo chi era un fratello dalla nonna del Cimitese. Di Silvio Andreoli. Dopo l'incendio, cosa hai fatto? Tutti hanno cercato di avere un po' di stare provvisoriamente, un po' San Nicolò, un po' veniva Terego, un po' un parente, un altro parente li alloggiai. Lì nella nostra baita, venivo io di baita lì, una famiglia. E poi dopo è tornato a fare sui baita con tutti. Mi parla sempre l'ora lì dopo, le più di Svizzera l'orario. Perché prima lo vai a Svizzera a me pare. E invece dopo, da quell'anno lì, l'è sempre Gesù lì. A Sant'Antonio, particolarmente con compagnoni qui dell'albergo, è sempre l'ora per qui, campagna e tutto. E allora i primi anni li hanno ricostruiti? E i primi anni li hanno ricostruiti, che quando che mi sono passata in te di Svizzera, che loro erano per già passati 4 anni, erano uno tre, e erano lì costruendo che vai su a portare al sciogliere a mio zio e a mio padre su un prato lì per mica venire perché venire fino a Terego a mangiare a io uno era stracco a portare su crappa perché loro era crappa e roba di portare su qui che hanno un top del muro e che il si è salvato era muro molto stabile e loro ricostruivano solo perché loro d'aiuto che ne era poco di per tutti. Tra tutta la popolazione si aiutai, ecco. Un po' l'altro. In cui il bisogno magari ti avanzava e lì a far su, ti poi vedere la mia di Nance lì, e la fai. Che in cui te lo farei sempre più, senza prima anticipare i plumper, come ti dicevo. I plumper, che tenessi i soldi, no? La gente l'ha fatta tutta di notte. Tempi miseri anche allora, no? Erminia ci ha lasciati nel 1985, aveva 95 anni. Ha visto la fine dell'Ottocento, l'arrivo della luce elettrica e delle automobili. Ha passato le 2 guerre mondiali, il fascismo e il nazismo, e poi ha vissuto il telefono, la televisione, gli elettrodomestici e l'acqua calda nelle case. Ah, tra l'altro ha avuto 10 figli, di essi 7 ne ha visti morire, 4 infanti e 3 adulti. Sant'Antoni le Brugià, 10 di aprile del 1899. Curi, curi, mamma, mamma, una gran fumenta nera sora al tei della Mariana. Curi prima che il venseira, al butera, al gesi inflama. Inde un amen le sciopada, un gran tron sora al paese. Sgolde scandola inflammata che li ploven senza pes. Le ormai feita la frittata.
ciapa l'acqua coi serei. Le un orive de fe che flama, le un inferno, chi loge il brei, chi che il curi, chi che il dana, chi se strepa io ai cavei. Che agonia qui li campana che li sonen de per l'er. Sant'Antoni che li chiama, sul paes li pare embrer. Din, dan, den, vien come mama. Diaul den feug la tot brugia. Le denanza al crocefis. Al signor l'alza la man. Sant'Antoni le amo vif, e nei an amo al vivrà.